Il 2017 è stato un anno molto positivo, sia da un punto di vista reddituale, abbiamo chiuso l'esercizio con oltre 3 milioni e 700 mila euro di utile netto, il secondo più alto utile degli ultimi 10 anni, ma è stato positivo anche sotto il profilo delle masse, perché abbiamo avuto una crescita importante della raccolta da clientela, sia diretta che indiretta, e una sostanziale stabilità degli impieghi. Un altro elemento che ci fa particolarmente piacere è l'ulteriore incremento degli indicatori patrimoniali, che testimonia ancora una volta come la patrimonializzazione e la solidità della banca stia proseguendo in un percorso di crescita che ormai è costante da oltre 5 anni. Facendo un bilancio triennale, abbiamo sia nell'ambito della redditività che nell'ambito degli impieghi, così come nell'ambito dei valori degli indicatori patrimoniali, un risultato decisamente positivo, anche raffrontato col triennio precedente. E il miglioramento dell'utile netto che abbiamo avuto in questi anni ha comportato un incremento di quella che è stata la quota di dividendo riconosciuta alle fondazioni, incremento che ha superato i 2 milioni di euro e che ha permesso alla fondazione di consolidare ed aumentare, diciamo così, il proprio intervento a favore dei settori statutari previsti dallo statuto, appunto, della fondazione. Dal 2014 in avanti le banche italiane sono state chiamate a contribuire anche su base volontaria ai sistemi di tutela e, come si dice, di recovery, ovvero salvataggio di banche in difficoltà piuttosto che tutela dei depositanti. Questo impegno che ha interessato tutto il sistema è stato oneroso. Nel caso di Cassa Risparmio Savigliano ha superato i 4 milioni di euro in 3 anni. Ci rendiamo conto che però hanno una finalità importante, che è quella di dare stabilità all'intero sistema. Sulle prospettive 2018 si è partiti con delle basi migliori rispetto al 2017, chiaramente però ci sono delle incertezze che arrivano dal livello internazionale, sono tutti elementi che creano incertezze che possono inceppare i meccanismi. Nel 2018 ho questa fortuna di essere il presidente del Consiglio di Amministrazione nel momento in cui andremo a celebrare i 160 anni della banca. Siamo la banca più antica della provincia, la cassa di risparmio più antica della provincia, e andremo a celebrare questo importante anniversario il 27 al Teatro Milanollo, dove inviteremo tutta una serie di personalità e presenteremo il libro che è stato commissionato da questo CDA per commemorare i 160 anni della banca. Abbiamo avuto la richiesta, la linea guida, di mantenere la banca autonoma con i conti a posto in questi 3 anni, così che abbiamo fatto. Nel prossimo consiglio auguro appunto di raggiungere risultati migliori dei nostri.